passato, parole e azioni crudeli hanno portato l'uomo a perdere il senso di umanità e a costruire muri abbattibili soltanto per mezzo del dialogo e della comunicazione. In un mondo in cui ogni singola parola deve essere pagata per venire utilizzata, la stessa viene data per scontata da chi di soldi ne ha in abbondanza ed è invece desiderata da coloro che non possono permettersi nemmeno di comunicare il loro affetto ai propri cari. In questo mondo, più la parola è carica di significato, più il suo prezzo è alto, mentre i termini meno importanti risultano meno costosi. Ciò comporta, però, che benestanti diano per scontato e svalutino il valore della parola, cestinando la possibilità di avere un impatto positivo sul mondo e creandone una misura d'odio e conflitto. Il linguaggio di ogni persona può essere tagliente come una spada pronta a ferire, o dolce e amorevole per coccolare e nutrire, o tanto forte da ogni dubbio chiarire. Attraverso le parole, quindi, si ha la capacità di colpire, umiliare, infangare, maledire, ma anche sostenere, confortare e benedire, esattamente come possono fare le azioni. No more lazy mornings with you lying next to me. No more late night talking. Ciascuno di noi è padrone delle parole non dette, della propria storia, dei propri sogni e di come li voglio trasformare. Il significato di ciascuna parola, però, non è lo stesso per tutti. Ognuno, infatti, vi attribuisce un significato proprio, e questo fa un'enorme differenza. La ragazza, cosciente del potere della parola del dire, che fa il mondo diverso da quello che è, trova, riconosce cosa veramente sia essenziale, comprende il vero potere che ogni parola conserva in sé, anche di quella più banale e data per scontata dai più agiati. Il linguaggio ha un grandissimo potere. È diretta emanazione del nostro pensiero e può creare le situazioni più diverse. Le parole e il loro potere significante fanno il mondo senza violenza. Di una cosa la ragazza è certa: le parole hanno il potere di distruggere e di creare. E quando prevalgono sulla forza, possono cambiare la realtà e farci sperare in un mondo altro. I'm on it.